Grazie di essere con noi. Siamo in compagnia di Raffaella Sensoli, buongiorno, combattiva consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, eletta nelle liste del Movimento 5 Stelle, consigliera. È uguale. Vabbè, insomma, facciamo così, insomma, sa che, lo sa Raffaella che proprio a Rimini, l'anno scorso, mi viene in mente che è la sua città, sì, no? Ho partecipato a uno dei seminari che i giornalisti fanno, seguono obbligatoriamente, anche giù sull'etica, mm-hmm, che insomma è un obbligo ma si fa volentieri, nelle antiche sede della biblioteca Gambalunga, una cosa meravigliosa, e lì il nostro ordine nazionale ci ha spiegato che la declinazione di genere per noi giornalisti è diventato un obbligo di cortesia, ah, insomma, e anche di, insomma, per darci una linea uniforme, quindi io la chiamo consigliera. Va bene, non mi formalizzo comunque. Raffaella, lei è stata benvenuta. Grazie. Lei ultimamente l'ha combinata grossa, perché dall'ultima volta che è venuta a trovarci, lei ha dato alla luce Leonardo. Sì. Leonardo, sì, Leonardo, sì, è contenta? Sì, sì, sì. Molto, 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 è chiaro, non c'è, no, è vero, non c'è gioia più grande, dico una cosa che dicono tutti, abbastanza scontata, ma è una grande verità. Infatti, lei l'ultima volta che veniva a trovarci aveva, adesso lo dico da padre, no? Cioè, aveva una gran pancia. Ero ingombrante. Sì, infatti, insomma, già è altissima, eravamo preoccupati che, insomma, che non stesse, sì, sì, nella poltroncina. Senta, ma però, se non sbaglio, noi questo bambino, cui mandiamo un bacio, abbiamo un'immagine che lo ritrae, ecco, qui con lei, sì, no? Sì, sì. Ma forse ne abbiamo una in consiglio regionale. Adesso sì, anche qui eravamo nel palazzo. Voglio chiedere a Stefano Marconi se ce la trovo. Ecco. Eccola, sì, perché sono stata la prima consigliera regionale ad entrare in aula con il proprio neonato. Era una cosa che non era mai successa, poi in passato anche per la politica che diciamo era composta diversamente, molti più uomini, le donne erano poche e magari un po' più su d'età. Sì. E niente, io mi sono trovata davanti a questa necessità di dover ricominciare ovviamente la mia attività con la presenza in aula, perché la maternità, che non è una vera e propria maternità, però insomma chiamiamola maternità, che c'è per le consigliere regionali, era finita, però io ho deciso, come raccomanda l'OMS, di allattare al seno e di continuare a allattare al seno il mio bimbo, aveva solo 4 mesi, quindi io ho chiesto di poter entrare in aula con lui. Scusi, guardi, denuncio totalmente l'ignoranza e non vorrei mancare di rispetto a tutte le mamme, anzi, figurarsi, cioè, se le mamme non sono soggetti adorabili da parte di tutti noi, ma si può, cioè la normativa consente di portare bambini, come ci siamo messi? Allora, è uno dei tanti vuoti che c'è all'interno del regolamento, nel senso che non è consentito ma non è vietato. Io ho chiesto un parere alla Presidente dell'Assemblea Legislativa, diciamo che c'è stato un attimo di impasse perché effettivamente anche lei non sapeva cosa rispondermi. Io a quel punto ho detto vabbè, io entro in aula, poi eventualmente se non è consentito mi chiederanno gentilmente di uscire, naturalmente garantendo il tranquillo svolgimento insomma dei lavori, nel caso in cui si fosse messo a urlare sarei uscita per non disturbare i lavori d'aula, però è stato, no, bravissimo. Ma Leonardo, quando ha visto quelli della Lega, si è arrabbiato, cioè, ma diciamo che quando è entrato in aula si è messo un po' a ridere in generale. Naturalmente, cioè, adesso i spettatori sono più intelligenti di me, sanno che sto un po' scherzando, ovviamente. Certo. Assolutamente, insomma, certo, su queste cose qui insomma. Ma il bambino quanto tempo ha adesso? Adesso ha 6 mesi. 6 mesi. Beh, diciamo che ancora fa fatica a distinguere quelli del PD da quelli del Movimento 5 Stelle, per il momento. Sì, sì. Senta, lei invece riesce a distinguere fra quelli del Movimento 5 Stelle e quelli del PD, sì? Sì, per fortuna sì, direi che la distinzione si nota bene. Senta, Raffaella, ma però dall'ultima volta che lei è venuta a trovarci è anche andata al governo in Italia. Sì, non io direttamente, sì, però il Movimento 5 Stelle è andato al governo, quindi insomma siamo ovviamente contenti del risultato. Io feci per dare una mano ai nostri parlamentari la campagna elettorale col pancione, è stata faticosa, però siamo contenti del risultato. E al di là ovviamente della prudenza che
tutti i politici hanno. La, ciò che sta facendo il Movimento 5 Stelle al governo la convince interamente, Raffaella? Sì, mi convince, è ovvio, devo dire le cose come stanno. Il governo 5 Stelle Lega è un governo che comunque ha dovuto trovare un punto di equilibrio, naturalmente, quindi quello che era il programma elettorale del Movimento 5 Stelle era una cosa un po' diversa da quello che poi è diventato il contratto di governo, perché naturalmente si è dovuto, appunto, come dicevo prima, trovare un punto di equilibrio, un accordo tra due forze politiche che comunque rimangono distinte e diverse. Però credo che per la prima volta si stia cercando di dare dei segnali all'Italia e agli italiani per uscire dalle vecchie dinamiche dove ce la sentivamo sempre raccontare. Ad oggi qualcosa si sta muovendo. È ovvio, chi pretende in sei mesi di rivoluzionare e stravolgere un paese che era sofferente da anni, da decenni di politica fatta in una certa maniera, secondo me pretende la luna, ci vorrà tempo, però insomma io sono fiduciosa. Tra con lei naturalmente preferirei ragionare di questioni regionali e romagnole, e lo facciamo, però sempre rimanendo, diciamo, sulle grandi questioni di politica nazionale, al di là degli umori, ci sono forse due posizioni del Movimento 5 Stelle che sono quelle più discusse, no? Una è quella relativa al reddito di cittadinanza. Lei cosa pensa di questa partita? Io penso che il reddito di cittadinanza fosse una manovra necessaria al Paese. Continua a passare il messaggio che diamo così soldi a chi non ha voglia di lavorare o a chi eventualmente poi va a lavorare in nero. In realtà il reddito di cittadinanza parte da un reinserimento delle persone nell'ambito lavorativo, quindi chi dice che è una misura assistenzialista, noi lo stiamo ripetendo fino allo sfinimento, devo dire, sono sincera, mi è anche un po' annoiato l'argomento, perché ormai lo stiamo veramente ripetendo ad ogni occasione, è una manovra per reinserire le persone all'interno del mondo lavorativo, ma nel frattempo cercare comunque di lasciargli due soldini in tasca per continuare a campare. Quindi quello che non vogliamo fare noi è dare soldi così che poi vanno nell'assistenza pure semplice, senza garantire o quantomeno consentire un futuro alle persone, di ricostruirsi un avvenire, un futuro nell'ambito lavorativo. È il lavoro che dà dignità alle persone, non certo ricevere 5, 6, 700 euro al mese dallo Stato. Sempre su questo tema, sul quale non la voglio tormentare, ma siamo qui naturalmente anche, c'è però una conseguenza che io non so se sia automatica, non conosco le dinamiche finanziarie sul cui lavora il governo, però insomma contemporaneamente viene fuori una norma che dice che le pensioni sopra i 1500 euro non saranno più indicizzate, cioè non riceveranno gli aumenti, insomma. E questo è difficile da spiegare a chi ha una pensione di 1500 euro, che oggettivamente è una pensione certamente non di lusso. Certo. E la gente dice, ma non è che per finanziare il reddito di cittadinanza noi dobbiamo rinunciare a dei diritti di lavoratori che per tutta la vita hanno messo da parte per poter ottenere quelle somme. Sì, in parte è vero, in parte bisogna cercare di capire che appunto le dinamiche all'interno di un bilancio dello Stato sono tante. Sicuramente ci sono delle manovre che possono essere portate avanti, ripeto, nel tempo, perché in sei mesi di governo poi è difficile stravolgere tutto l'impianto statale che esisteva da tempo. È naturale, le pensioni da 1.500 ad oggi non sono ovviamente pensioni di lusso. Però riflettiamo anche sul fatto che ci sono persone che ad oggi prendono 400 euro di pensione al mese e queste sono già state aumentate da questo governo. Quindi un passettino alla volta si cercherà, insomma, di ridare dignità partendo ovviamente dai livelli più bassi. La Regione mette mano a un provvedimento importante che fa riferimento alla riqualificazione della costa. Sì. Ecco. La sua opinione? Allora, noi in aula ci siamo astenuti, tanto partiamo dal voto, perché non perché ce ne vogliamo lavare le mani, semplicemente perché è ovvio che nel momento in cui vengono stanziati dei fondi
a favore della riqualificazione della costa, non possiamo dire di no. Ci è sembrato un po' un progetto di legge bandiera, iniziamo ad avvicinarci alla scadenza del mandato, si avvicina alla campagna elettorale, insomma sono diversi i casi in cui troviamo questa giunta un po' così illuminata sulla via di Damasco oppure sulla via della campagna elettorale, diciamo così. I nostri dubbi vengono dal fatto che questo progetto di legge, che volendo poteva anche essere solamente inserito come articolo nell'ultima finanziaria regionale che è stata approvata 2 giorni fa, non specifica in maniera puntuale che cosa vuole andare a fare. Noi abbiamo cercato di presentare degli emendamenti chiedendo che venisse data priorità, ad esempio, alle zone di degrado. Zone che possono essere all'interno o dell'intera costa, quindi si parla magari di zone all'interno di una provincia o anche zone all'interno di una stessa città. Faccio l'esempio di Rimini. Rimini ha trovato una riqualificazione in una determinata zona della città, ne abbiamo altre in, purtroppo devo dire, completo stato di abbandono e di degrado, e zone comunque sul litorale, sulla costa, zone che campano o dovrebbero ancora campare di turismo e fanno fatica, arrancano proprio perché c'è una situazione di abbandono e di degrado, quindi poi tutto l'indotto, alberghi, attività commerciali, bagni, si trovano in difficoltà rispetto ad altre zone. Questi emendamenti sono stati bocciati, così come è stato bocciato l'emendamento che diceva che questa legge non deve essere una legge tappabuchi, cioè cantieri aperti, magari iniziati da qualche anno, gestiti male, soldi finiti, arriva questa legge e va a chiudere le poste di bilancio che magari l'amministrazione non è riuscita ad andare a chiudere per una mala programmazione. No, si deve fare un lavoro serio. Bocciati entrambi, verrà fatto un unico bando pluriennale da 20 milioni, quindi ci sembra anche una legge che si autodistruggerà l'anno prossimo quando verrà poi fatto il bando. Non ci sembra il modo per poter programmare una vera riqualificazione, perciò ci siamo astenuti per questo motivo. Dopo, sulla questione costa, turismo, torniamo, anche perché lei è un esperto della materia, lo dico, insomma, lei, insomma, la sua famiglia ha a che fare con la comunicazione, ma ha a che fare anche con l'impresa turistica direttamente, quindi poi ne parliamo. Però senta, voglio fare questa domanda, mi è venuta in mente a proposito di elezioni. Scusi, lei, presa, come posso dire, dalla dolce squisitezza dell'avere messo su famiglia, dell'avere, come posso dire, messo al mondo Leonardo, questa invece è una cosa molto bella, sulla famiglia sa, si scherza sempre un po' invece, no? Con tutte queste gioie, lei è stata informata del fatto che nel 2019 si vota per le regionali, per molti comuni? Lo sa, lo sapeva questo? Certo, 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 certo che lo so, e siamo pronti, ci stiamo preparando, stiamo affilando le armi e speriamo, insomma, di riuscire a cambiare il colore anche a questa regione. Movimento 5 Stelle, Raffaella, per le notizie di cui dispone, ovviamente. Sì. Presenterà una candidatura alla presidenza regionale? Sì, sicuramente alle regionali ci presenteremo, quindi ancora non si fanno nomi, però insomma. Sono possibili alleanze? Il movimento farà una lista autonoma? Per ora assolutamente, noi rimaniamo fedeli a quello che abbiamo sempre fatto, il movimento si presenterà come Movimento 5 Stelle. Quello che è successo, perché molti confondono quello che è un contratto di governo con un'alleanza politica, sono due cose diverse, un'alleanza politica dal contratto che è stato fatto a Roma, dove c'è scritto nero su bianco i punti che il governo deve andare ad affrontare. Senta, parliamo delle amministrazioni locali. Io devo dire che, per esempio, ho avuto il piacere di avere ospite poco tempo fa il sindaco di Cattolica, Gennari, molto in gamba, molto, persona molto alla mano e, mi pare di capire, molto apprezzato dai cittadini. Devo dire però, parimenti, che a volte il Movimento 5 Stelle alle amministrative ha trovato delle difficoltà. Adesso, per esempio, ricordo Rimini, Ravenna, nel 2016 il Movimento 5 Stelle aveva una montagna di voti, però non è riuscito a esprimere una lista, lo dico con molto rispetto, insomma. Oggi siete più attrezzati, cioè nelle località dove si vota, perché si vota a Forlì,
a Cesena, sto parlando della Romagna, sì, Forlì, Cesena, come grandi comuni, ma anche in un numero grande di località, 2.000 abitanti, 5, 10, 15, 20.000 abitanti, siete pronti? Sì, noi abbiamo, secondo me, i nostri gruppi locali hanno lavorato bene negli anni, i nostri consiglieri comunali attualmente in carica hanno sempre tenuto compatto il gruppo. Poi il Movimento 5 Stelle nasce dalla volontà dei cittadini di potersi aggregare per poter andare ad amministrare le città, però secondo me quello che è stato fatto negli anni nei comuni dove siamo già presenti con dei consiglieri comunali, il lavoro di condivisione del lavoro è stato fatto e portato avanti in maniera eccellente. Quindi secondo me abbiamo buone possibilità. Ma voi, adesso sto pensando, voglio citare del tutto a caso comuni dove si vota, so, adesso metto Santa Sofia o Misano Adriatico, mi sembra, sì, che si voti, sì, no? Quindi sto, sì, la meravigliosa nostra montagna e il mare. Sì. Voi presenterete delle liste, il Movimento 5 Stelle sarà presente con liste autonome? Sì, 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 sì. Ci siamo, noi sul territorio comunque ci siamo, come dicevo prima, il lavoro che è stato portato avanti negli anni è proprio quello di condivisione con la cittadinanza. Credo che uno dei meriti che abbia il Movimento 5 Stelle negli anni, parlo proprio dagli albori, è stato quello di riportare nelle piazze la politica non solo per i comizi, ma anche settimanalmente con i banchetti che vengono portati avanti comunque dagli attivisti, da poi quelli che sono diventati consiglieri comunali, che cercano di riavvicinare i cittadini alla politica, intesa semplicemente come appunto amministrazione del bene comune. Quindi credo che la presenza costante sul territorio abbia fatto bene poi a tutta la politica, perché si sono rivisti anche in piazza poi i gazebi e i banchetti delle altre forze politiche che sappiamo tutti erano spariti. Quando io diventai attivista all'interno del Movimento 5 Stelle in piazza c'eravamo solo noi, adesso si ricominciano a vedere un po' tutti, ben venga. Questo fa bene comunque in generale alla politica, a prescindere da come la si pensi, che si simpatizzi per il movimento, per il Partito Democratico, per la Lega, per Forza Italia, per qualsiasi forza politica, è bene comunque essere presenti. Voglio chiedere a Stefano Marconi di proporci un'altra immagine. Qui dove siamo? Leonardo lo riconosco. Lei... si vede, insomma, poi lei, devo dire, lo dico con molta cordialità, è anche abbastanza appariscente, quindi si vede, questo signore è il babbo? Sì, è il babbo, qui siamo a Roma. È il fortunato? È fortunatissimo! Adesso scusi. Poi lo deve dire lui. Se, io, parla, lei, se lei mi lascia il numero, un giorno lo chiamo per sentire lui come la pensa. Ma dove siete lì? Siamo a Roma, siamo al Circo Massimo, a Italia 5 Stelle di quest'anno, la prima Italia 5 Stelle come forza di governo. Io ho quella maglia gialla perché a noi portavoce è stata data la divisa per essere riconoscibili, e sempre con quello spirito che le dicevo prima di essere in mezzo alla gente, eravamo vestiti di giallo per poter essere anche fermati dai cittadini, dalle persone, dai, chiamiamoli laici, tra virgolette, che venivano a Italia 5 Stelle per poter chiedere informazioni sull'attività che facciamo. A proposito di giallo, questo movimento francese che lei ha visto, no? Dei gilet gialli, che è un movimento, figurarsi, mi metto adesso qui a rompere le scatole al pubblico, tanto tutti hanno le stesse notizie che io, cioè, quindi diciamo di riscossa in qualche modo di alcuni diritti ritenuti vilipesi dal governo Macron, cioè questa idea di andare in piazza che assomiglia per certi versi alla vostra prima fase, lei che idea ne ha di quello che sta succedendo? Quello che sta succedendo nel dettaglio in Francia, sinceramente faccio fatica a dare un giudizio, naturalmente, perché non conosco nel dettaglio poi le dinamiche francesi. Probabilmente è un segnale comunque anche di una situazione europea che inizia a scricchiolare, questo sempre considerando del non essere contro l'Europa, ma essere ovviamente contro una certa impostazione di Europa.
Noi sì, all'inizio effettivamente eravamo un movimento che scendeva in piazza a protestare, probabilmente siamo riusciti anche a incanalare nella giusta maniera quel sentimento di protesta e di rabbia che c'era anche in una parte di popolazione qualche anno fa e di trasformarlo poi in un'attività politica che ci ha portato ad oggi a governare il Paese. Quindi speriamo insomma di aver incanalato nella maniera giusta lo scontento e non essere arrivati a quello che è successo poi in Francia in realtà oggi. Consigliera, senta, la Regione ha varato recentemente una serie di disposizioni relative ai ticket sanitari. Con questa, adesso dal punto di vista giornalistico, è passata come l'abolizione del super ticket. Sì. Ecco, insomma, sintetizzando, lei cosa ne pensa? Finalmente hanno accolto e hanno messo in pratica una nostra proposta. Il super ticket era un quid in più, una cifra in più che veniva applicata su ogni singola ricetta, che secondo noi comunque comportava una iniquità nei confronti del cittadino, perché oltre al ticket relativo ad ogni prestazione riportata si pagava questo qualche cosa in più che sostanzialmente rendeva il sistema sanitario pubblico meno concorrenziale rispetto al privato. Molto spesso conveniva andare a fare lo stesso tipo di esame o di visita magari dal privato in una clinica privata perché costava di meno, c'erano meno liste d'attesa e quindi al cittadino poi indirettamente lo si indirizzava verso il privato. Noi nel 2016 abbiamo presentato in Consiglio regionale una risoluzione chiedendo appunto l'abolizione del super ticket, risoluzione approvata, mai applicata, ci veniva detto ma bisogna sentire col Ministero le risorse, le finanze, gli stanziamenti eccetera eccetera. Quest'anno finalmente siamo riusciti, l'assessorato è riuscito ad abolire il super ticket, se poi sia stato perché effettivamente anche a Roma la ministra Grillo ha annunciato che verrà poi questa cosa applicata a livello nazionale, vuoi perché siamo, come dicevo prima, all'ultimo anno di legislatura in Emilia-Romagna e quindi quel qualcosa di buono che si può fare se lo stanno tenendo tutto per l'ultimo anno per poi sventolarlo come bandiera per la campagna elettorale, però siamo comunque contenti del risultato ottenuto. L'ho detto anche all'assessore in commissione, credo sia la prima volta in questi almeno 5 anni, ma penso da quando il Movimento 5 Stelle è entrato nelle istituzioni, che non solo viene approvata una nostra proposta, ma viene anche messa in pratica, quindi personalmente sono molto contenta. Una cosa è certa, consigliera, è che nella regione Emilia-Romagna, dove esiste una sanità di altissimo livello, a mio giudizio, però il fatto che tutti in qualche modo siamo condizionati a rivolgersi alle strutture private, visto che la sanità in Emilia-Romagna costa anche moltissimo alla cosa pubblica e quindi alle tasche di tutti noi, francamente, ma ne abbiamo parlato altre volte. Certo. E, insomma, a me sembra un po' singolare. Senta, consigliera, torno al nazionale un attimo, un'altra questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, che le devo dire, in Italia è percepita soprattutto dal mondo imprenditoriale in maniera abbastanza negativa, è questa vostra poca propensione per i lavori pubblici. Questa, diciamo così, prudenza, sospetto che il Movimento 5 Stelle ha nei confronti delle grandi opere, mentre l'economia dice le grandi opere servono. Lei che idea ha? Le grandi opere servono nel momento in cui si mette sulla bilancia, si mettono i pro e i contro di queste grandi opere e i pro sono maggiori dei contro. Se le grandi opere devono diventare gli ennesimi cantieri aperti e mai finiti, ovviamente nel lungo periodo non sono un investimento ma sono solamente una spesa. In Italia per troppo tempo si sono spesi soldi e non si sono investiti. Quello che lo Stato spende per le grandi opere deve essere un investimento, cioè ci deve essere un ritorno non solo economico immediato per la ditta appaltatrice, ci deve essere un ritorno di utilità per i cittadini. Ovviamente sappiamo che poi nelle grandi opere ci sono anche pericoli di
appalti dati in modo, insomma, un pochino così fantasioso, per non usare altri termini. Comunque anche la malavita organizzata, quando c'è un appalto, ovviamente cerca di metterci le mani, quindi anche il grande tema dei controlli ovviamente è un tema che va affrontato in maniera molto seria. Noi non siamo contrari alle grandi opere. Io il povero ministro Toninelli, francamente, non lo invidio per nulla, non oso mettermi nei suoi panni. Si è trovato oltretutto appena insediato a dover affrontare anche il problema del ponte di Genova, quindi sicuramente quello non è un ministero facile. Oltretutto, ponte di Genova che poi ha portato a conoscenza di tutti il fatto che le infrastrutture in Italia necessitano di interventi. Però cerchiamo di evitare che crollino altri ponti prima di pensare ad avviare cantieri che poi magari non hanno tutta questa utilità. Vediamo se disponiamo di un'altra immagine. Qui dove siamo? Qui siamo a Misano, a partire da sinistra abbiamo il nostro senatore Marco Croatti, anche lui riminese, a fianco c'è Sara Andreazzoli che è la nostra consigliera comunale a Sant'Arcangelo, mi auguro prossima candidata a sindaco. Io e vabbè, è il mio compagno che ormai mi fa da scorta ad ogni, ad ogni evento. Beh, insomma, come posso dire? È un bel bodyguard. Voglio, perché non vorrei tralasciarne una se l'abbiamo, adesso chiedo a Stefano se abbiamo un'altra immagine. Sì, vediamo. Qui è sempre la stessa serata, un po' prima, diciamo, siamo partiti dall'aperitivo, poi abbiamo continuato con la cena, cioè assieme agli attivisti. Scusi, Paola, lei, Taverna. Lei è sempre la più abbronzata, Raffaella, per quale motivo? Perché la natura mi ha dato una carnagione. Ho capito. Più scura. Non è che lei frequenta molto un certo bagno a Rimini? 88, qual è l'88? 80. 80. Non è che lei, insomma, passa un po' di tempo per ragioni anche sentimentali in quel bagno? Sì, quello sì, sicuramente, però okay. Diciamo che la melanina fa il suo lavoro. Senta, Raffa, in conclusione, noi, se lei avrà tempo, ci vediamo certamente prima delle elezioni regionali, però qual è, secondo lei, dopo un quinquennio di esperienza in Consiglio regionale, la cosa che serve alla Regione Emilia-Romagna che lei farebbe, la prima che lei farebbe se, faccio un'ipotesi, adesso no, lei fosse la persona che da domani una vittoria del Movimento 5 Stelle la portasse a guidare la nostra regione, lei cosa farebbe? Bella domanda, perché di cose da fare ce ne sarebbero tante. Io poi mi sono occupata molto di sanità e quindi chiaramente il primo pensiero verrebbe rivolto alla sanità per renderla ancora migliore rispetto a quello che già, ancora più equa e più accessibile ai cittadini. C'è sicuramente un altro grande tema, che è quello della cooperazione in Emilia-Romagna, che andrebbe affrontato in maniera seria, perché purtroppo la cooperazione da noi, ma un po' poi in tutta Italia, il sistema della cooperazione ha portato situazioni per i lavoratori e per i soci lavoratori negli anni, direi, abbastanza precarie, abbastanza critiche. Sicuramente va messo mano a quell'ambiente senza smontare la cooperazione, come qualcuno afferma, come qualcuno ci accusa, assolutamente. Noi vogliamo ridare dignità comunque ai lavoratori, partendo anche dai lavoratori delle cooperative. Raffa, è stato un piacere averla con noi, se possiamo, da nonni, ovviamente nel mio caso, un bacino a Leonardo. Grazie, no? Grazie mille. Una raccomandazione al suo compagno che abbia pazienza, insomma, come posso dire, cioè, che tenga botta, insomma, no? Insomma, e allora, intanto buon Natale. Grazie, altrettanto. E alla prossima. Molto volentieri, a presto.